Amici sportivi di Antenna 2, buonasera e benvenuti all'appuntamento, seconda puntata con Tutto Calcio, la nuova trasmissione che vi propone da quest'anno la nostra emittente. Vi facciamo vedere i servizi delle partite del campionato di calcio di Serie D, quello dell'Avezzano e quello delle sette squadre abruzzesi. Un campionato che sta suscitando parecchio interesse. Non vanno sempre bene le cose per le formazioni della nostra regione e infatti anche per questa seconda giornata le uniche squadre ad aver riportato la vittoria sono state Francavilla e Vastese, ma in partite che hanno visto coinvolte anche altre squadre abruzzesi, quindi nei derby regionali. Per il resto c'è poca trippa per gatti, come qualcuno direbbe. Evidentemente ci sono formazioni più attrezzate, più brave, più in forma in questo momento. Speriamo che prima o dopo le squadre della nostra regione sappiano riprendersi. Intanto diamo ancora uno sguardo, prima di vedere tutti i servizi uno dietro l'altro, diamo uno sguardo a quello che è successo nella giornata di ieri, la seconda di campionato. Vediamo il quadro completo. Il nostro tecnico ce lo fa vedere: Fabriano Agnonese 2-0, Jesina Recanatese 0-0. A Monticelli, Campobasso batte Monticelli 2-1, a Pratola, o meglio a Sulmona, l'anticipo di sabato, Francavilla batte Pratola 7-0. E ancora a Pineto, San Marino Pineto 1-0, a San Nicolò a Tordino, Matelica, San Nicolò 1-0, San Giustese Castelfidardo 3-1, Vastese Avezzano 1-0, Vispesaro L'Aquila 2-1. La classifica dopo due turni vede in testa tre squadre a punteggio pieno, sono Vispesaro, Fabriano e Matelica con 6 punti. A quota 4 ci sono San Giustese, Campobasso, San Marino e Vastese con 3 punti, Francavilla, Castelfidardo, L'Aquila e Agnonese, Jesina 2 punti, Avezzano e Recanatese 1 e ancora ferme al palo, quota 0, Monticelli, San Nicolò, Pineto e Pratola. E abbiamo visto quindi il quadro completo, risultati e classifiche dopo questa seconda giornata. Due giornate nel corso delle quali le formazioni abruzzesi non è che abbiano fatto granché. Hanno vinto soltanto Francavilla e Vastese, ma contro altre due abruzzesi, rispettivamente Pratola e Avezzano. Avezzano che continua a stentare, soprattutto nel reparto offensivo, ma ieri qualcosa non ha funzionato anche in difesa. Giampaolo ci sta mettendo tantissimo impegno, ma evidentemente alcuni giocatori. Ne sono arrivati alcuni anche negli ultimi 8 giorni. Giampaolo non è che possa fare miracoli, ha bisogno di tempo. Diamogli questo tempo per cercare di migliorare la squadra. E adesso andremo a vedere in successione le partite di questa seconda giornata. Ne manca una soltanto, manca Fabriano Agnonese, ha vinto Fabriano 2-0 per un motivo molto semplice. È un po' fuori della portata delle nostre emittenti, del nostro pool televisivo, per cui non vedremo, salvo miracoli, le partite del Fabriano, tutte quelle che giocherà ovviamente in casa, anche quando ci andrà l'Avezzano. E allora a seguire partiremo con San Giustese Castelfidardo e poi Spesaro L'Aquila, Jesina Recanatese, Monticelli Campobasso, Pratola Francavilla, Pineto San Marino, San Nicolò Matelica e per ultimo Vastese Avezzano. E allora buon divertimento, buona visione a tutti voi, ci vedremo alla fine dell'ultimo servizio che è Vastese Avezzano. Dopo il prezioso punto strappato nell'esordio di Campobasso, la San Giustese si acconcia per il debutto di fronte ai suoi tifosi nel derby con il Castelfidardo. Il comunale di Villa San Filippo torna finalmente a respirare l'atmosfera della Serie D dopo un decennio di doloroso anonimato. La squadra di Senigallesi incrocia nuovamente i fidardensi. Nel match agostano di Coppa Italia i rossoblù si imposero con un perentorio 3-0, ma il campionato offre stimoli ben più forti. Dirige Di Cicco della sezione di Lanciano, San Giustese imbattuta in casa da 10 mesi. Ultima squadra ad espugnare il comunale di Villa San Filippo fu il Marina, 1-0 il 16 novembre del 2016. Da lì in poi 9 vittorie e un pareggio, una continuità di rendimento impressionante che ha contribuito alla splendida promozione in Serie D dei rossoblù. Pioggia, tuoni e fulmini accompagnano l'ingresso in campo delle due contendenti. La risposta del pubblico è positiva, encomiabile la cellula fidardensi che occupa la curva ospite. Dopo 80 secondi Moccia crossa teso da destra, il pallone finisce a Scognamiglio che non riesce a sfruttare la ghiotta opportunità. Al settimo Moccia da destra converge e prova la conclusione, Selvaggio non si lascia sorprendere. La squadra di Senigallesi mostra la sua pericolosità sugli esterni, il Castelfidardo replica colpo su colpo, ne consegue un avvio piacevole ed equilibrato. Si sbriciola però al quarto d'ora,
Accelerazione di Laringe sulla sinistra, cross arretrato dal fondo per Tacini che controlla e batte Selvaggio per l'1-0 rossoblù. I padroni di casa cercano di approfittare del periodo favorevole. Al 19esimo un tiro di Moccia si trasforma in assist per Tacini che questa volta calcia su Selvaggio nell'uscita. Il Castelfidardo tenta una reazione ma non riesce a contenere il quartetto di rossoblù. Al 23esimo, girata folgorante di Kedira che non lascia scampo a Selvaggi. È il 2-0 che si materializza per la San Giustese. I castellani non si piegano alle avversità. Al 26esimo, Mihailov si avvita per la girata ma non trova la coordinazione ottimale. Al 29esimo, Grazioso ci prova dalla situazione velenosa per Chiodini che si salva con tutta la sua esperienza. Al 36esimo, ancora l'estremo rossoblù disinnesca in due tempi la conclusione di Montagnoli. La San Giustese non sta a guardare. Al 37esimo, ennesimo strappo di Laringe sulla sinistra, assist per Moccia che spara però oltre la traversa. Al 43esimo contatto Scognamiglio Minella in area rossoblù, l'arbitro invita il numero 11 biancoverde a rialzarsi. Un minuto dopo scambio di scorrettezze, ancora tra Scognamiglio e questa volta Montagnoli per il Castelfidardo, l'arbitro Di Cicco ammonisce solamente il numero 7 del Castelfidardo, decisione che lascia qualche perplessità. Primo tempo che si chiude sul 2-0. Nell'intervallo Vagnoni piazza Rettivi, Mihailov e Grazioso, dentro Alessandretti e Mantini. Dal 4-3-3 si passa a un 4-4-2 di attacco con Trillini e Montagnoli esterni, Alessandretti e Minella di punta. Il cambio di modulo rafforza il Castelfidardo, subito pericoloso al testo della ripresa con Montagnoli. La conclusione viene sventata in calcio d'angolo. Senigallesi Camillucci, qualche minuto prima per inserire Preussmans. I rossoblù controllano il doppio vantaggio, lasciando forse qualcosa sul piano del ritmo e dell'attenzione. Al 14esimo, su un rilancio dalle retrovie, la retroguardia San Giustese si addormenta. Minella solo spoletto, interno destro delizioso. Toni Chiodini, il 1. La partita si riapre. La squadra di Vagnoni aumenta la pressione. Al 17esimo carambola impazzita in area locale. Gli ospiti ci provano con molteplici acrobazie ma non riescono a trovare la via della rete. Senigallesi rinfresca il reparto d'attacco, fuori Tascini e Moccia, grandi protagonisti dell'ottimo primo tempo, dentro Antenucci e Usai. Vagnoni rischia il tutto per tutto con il russo Kapitonov al posto di Trillini. Al 35esimo punizione dalla media distanza, concessa ingenuamente dai biancoverdi. Si incarica del tiro Antenucci, Selvaggio arriva con un pizzico di ritardo e il pallone si infila sotto la traversa. È il 3-1 della sicurezza per la San Giustese. Nel finale il Castelfidardo ci prova con lodevole tenacia. Al 39esimo Montagnoli conclude sopra la traversa. Nel terzo dei 4 minuti di recupero ancora il numero 7 del Castelfidardo cerca la penetrazione solitaria ma rimbalza sul muro rossoblù. Sugli sviluppi dell'azione, ribaltamento di fronte per la San Giustese e clamorosa traversa di Moretti, altro under subentrato nel finale alla Ringe. Finisce 3-1 per la San Giustese che ha ben impressionato soprattutto nel primo tempo per la qualità e la velocità dei quattro interpreti offensivi. Nel secondo tempo qualche difficoltà nella gestione del doppio vantaggio, ma nel complesso una vittoria sudata e meritata dai ragazzi di Senigallesi. Esce a testa alta il Castelfidardo in partita fino al termine, incoraggiante soprattutto il secondo tempo, anche grazie ai cambi di Vagnoni, da limitare senza dubbio gli errori e le ingenuità in fase difensiva. Siamo partiti molto bene oggi, credo che nel primo tempo ci sia stato un predominio abbastanza evidente, potevamo anche fare qualche altro gol, poi ci siamo un po' incasinati da soli con il gol preso sul rinvio dal portiere, che è una cosa che non dobbiamo più concedere all'avversario, perché abbiamo riaperto una partita. È normale, il 2-0 è il risultato più pericoloso che c'è nel calcio, perché da una situazione di grande sicurezza si passa a dei momenti di grande paura. Però tutto sommato abbiamo gestito bene il risultato, è un campionato che ci toglierà 10 anni di vita perché è equilibratissimo e di altissimo livello a mio parere. Comunque da neopromossa siete partiti con una vittoria e un pareggio, un buon gioco offensivo ci ha colpito in questa partita e soprattutto la scelta degli under finora vi sta dando ragione. Ma io spero che sia una dimostrazione che gli under devono giocare perché sono bravi. Io sono contrario alla regola, però sono favorevole a far giocare i giovani. Io li farei giocare in questa squadra al di là della regola e questa sarebbe una cosa che andrebbe sottolineata. Noi abbiamo dei giovani interessanti, molto bravi, e giocare con 4, con 5, con 6 secondo me cambierebbe poco il valore della nostra squadra.
Possiamo dire che comunque la differenza tra le due squadre l'abbia fatta soprattutto la velocità, la qualità dei vostri quattro elementi di attacco. Beh, noi scegliamo di giocare con questi giocatori che sono chiaramente molto offensivi. Dobbiamo controllare il gioco, altrimenti concediamo le ripartenze, quindi bisogna essere molto molto equilibrati, però quando si hanno a disposizione dei giocatori che nell'uno contro uno e nella rapidità, nella velocità, nella tecnica mettono in difficoltà gli avversari, è giusto comunque rischiare qualcosa. Forse abbiamo concesso un po' troppo, perché se vai a vedere il primo tempo loro sono entrati due volte in area e ci hanno fatto due gol. Invece Chiodini, se tu vai a vedere, ha fatto anche il primo tempo due o tre parate importanti. Noi abbiamo battuto due o tre calcio d'angoli, due o tre punizioni laterali, quindi la squadra è venuta qui e ha giocato una buonissima partita. Dispiace perché il secondo tempo abbiamo cambiato, ci siamo messi 4-2-4 molto bene, stavamo riprendendo la partita. Peccato per quella punizione che abbiamo fatto ingenuamente, perché lì dovevamo temporeggiare, invece siamo entrati così in maniera molto impulsiva, invece dovevamo temporeggiare. E poi forse la punizione stava già molto bene, forse potevamo fare qualcosa in più. Un peccato, perché gli ultimi 7-8 minuti secondo me la San Giustese era abbassata tanto, noi avevamo preso campo, anche mentalmente siamo molto meglio di loro. Non posso dire che l'avremmo pareggiata, ma sono convinto invece che se non avessimo preso gol su punizione la partita l'avremmo pareggiata. Vispesaro L'Aquila è la partita che ha messo di fronte due squadre che nella prima di campionato hanno vinto in modo diverso, ma hanno vinto. La Vispesaro ha sbancato Recanati 4-0, mentre gli abruzzesi hanno superato di fronte al pubblico amico l'ostico Monticelli. La partita è preceduta da una breve ma significativa cerimonia di inaugurazione della tribuna opposta alla centrale, che potrà ospitare 1500 spettatori. Dimostrazione che questa Vis vuole crescere e, come scritto da qualcuno, c'è tanto desiderio di C. L'ultima presenza della Vis nella stagione 2004-2005, poi il vuoto della ripartenza dal campionato di promozione. Gara diretta da Bonaldo da Conegliano Veneto, assistito da Rocca di Foggia e Betta di Bolzano. Al pronti via si intuisce subito che la Vis ha fretta di mettersi in bella mostra. Schemi tattici delle opposte formazioni abbastanza scontati, con Baldazzi e Urcese riferimenti più avanzati della Vis, mentre l'Aquila si affida alla punta centrale Fabrizi, supportato sulle fasce da Boldrini e Valenti. Al secondo prova subito la Vis a bussare alla porta aquilana, ma non ha successo. Al quarto vantaggio Vis ad opera di Baldazzi, bravo nel sistemare la sfera nell'angolo più lontano, dove il numero uno abruzzese non può arrivare. Gol del vantaggio galvanizza la Visse, che prova in almeno due occasioni nel breve spazio di un minuto. Boldrini, 19esimo, riceve un grazioso regalo dalla difesa della Visse, ma non sa sfruttare al meglio la ghiotta opportunità, mancando il pari che sembrava fatto. Scatta il giallo per carta alla 32esimo. Calcio di punizione 35esimo in favore della Visse, che non regala nulla. Pericolo in casa Visse un minuto dopo, quando Valenti trova e prova il tiro dal limite, pallone respinto dalla difesa biancorossa. Pupeschi di testa ne corregge la traiettoria, mandando lo stesso a sbattere sulla traversa, facendo gridare al gol. Il pari aquilano era nell'aria ed eccolo arrivare in pieno recupero al 46esimo, firmato da Boldrini, con un gran tiro dalla sinistra che brucia sul palo opposto l'incolpevole portiere Marfella. Si riparte con le due squadre in perfetto equilibrio. Sesto, nel primo affondo della seconda frazione di gioco, trova con carta il gol che riporta in vantaggio la Visse, che non si accontenta e continua a spingere sull'acceleratore. Prova a risalire l'Aquila al 14esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Boldrini, ma non ha fortuna. Calcio di punizione ancora in favore della Visse, da posizione invidiabile. Calcia Radi, la barriera respinge. La Visse insiste, ma non trova la giocata vincente. Al 24esimo si grida il gol in casa rossoblù, ma la conclusione di Steri viene respinta dal numero uno vissino Marfella, bravo nel mettere la sfera in calcio d'angolo. Ancora 31esimo, punizione dal limite in favore della Visse, calcia Olcese e la barriera fittissima respinge. Sostituzioni da una parte e dall'altra, ma gli effetti positivi non se ne
riscontrano. La partita si avvia verso la conclusione con la Visse che gioisce per i tre punti messi in cascina che confermano la squadra pesarese tra le prime della classe. L'Aquila esce a testa alta dal Tonino Benelli dimostrando di possedere nel suo arco frecce importanti per un campionato di buon lignaggio. A parte 10 minuti del secondo tempo dove Vispesa è stato forse rientrato in campo un po' meglio di noi e ha messo un po' di qualità nel mezzo, pur vi ripeto non creando circostanze pericolose, penso che la partita l'abbiamo tutta in mano noi. E uscire sconfitti così fa male, però noi dobbiamo sempre, se detto prima partita, cogliere gli aspetti positivi e negativi. Noi siamo partiti il 4 agosto, la metà dei giocatori sono arrivati dopo Ferragosto e siamo una squadra che non deve, che non ha gli obiettivi del Pesaro. Oggi sinceramente ho visto tante cose per cui probabilmente, al di là dei meriti e la qualità di questa squadra che è costruita molto bene ed è gestita molto bene, forse oggi doveva finire così. Sì, mi aspettavo un'Aquila organizzato e combattivo come ho visto in campo. E noi siamo stati bravi a sbloccarla subito, un po' meno nella gestione del primo tempo dove abbiamo lasciato concesso qualche cosa di troppo. Gli abbiamo praticamente regalato il gol del pareggio in una palla persa con troppa sufficienza da parte nostra. Siamo andati a riposo con l'1-1 che poteva farci male. Invece ci siamo riorganizzati e il secondo tempo abbiamo iniziato cercando di palleggiare come volevamo, cioè dando i nostri tempi, i nostri ritmi. Abbiamo trovato il gol con un gran gol di carta, però potevamo chiuderla anche in un altro paio di situazioni, di ripartenze con lo stesso Carta, con Baldazzi e con Olcese. E come sono capitate occasioni allora noi nel primo tempo. Abbiamo sofferto e chiuso la partita comunque con tranquillità. C'è stato qualche momento di tensione dopo un colpo ricevuto da Cafiero e dalla panchina. Come ha visto quella situazione, come l'ha interpretata? È stato uno scontro di gioco, due giocatori esperti, uno che va per colpire e l'altro si difende. Era avuto la peggio Cafiero nell'occasione, però sono cose che capitano nel calcio. Finisce 0-0 il primo derby stagionale al Pacifico Carotti tra Jesina e Recanatese. Su un terreno di gioco pesante a causa della pioggia scesa su Jesi dalle prime ore del mattino, le due squadre danno vita ad un derby agonisticamente valido ma che lascia desiderare per azioni di gioco e qualità dei singoli. Arbitra il signor Belfiori di Parma, la Jesina in campo con il solito 4-4-2, Margarita sostituisce l'acciaccato Pierandrei in attacco. 4-3-3 per la Recanatese con l'ex Giuseppe Negro che parte dalla panchina e il numero 10 Monachesi in avanti, classe 2001, da segnare il suo nome. Parte meglio la Jesina al terzo minuto, Cameruccio recupera palla sulla tre quarti, serve Trudo, ma l'attaccante Jesino si porta la palla sul destro, prova la botta, calcia forte, ma la palla finisce alta. Dopo qualche minuto di studio è ancora la Jesina che parte in contropiede con Cameruccio, ancora una volta brillante sulla fascia destra, che prova a servire Margherita, l'attaccante ex Fermana perde il tempo della battuta, prova comunque il tiro in porta, palla deviata in angolo. Sul capovolgimento di fronte si affaccia la Recanatese verso l'area Jesina al sedicesimo, un contropiede che costringe Tavoni al rinvio di piede. Poco altro in questi primi 45 minuti di gioco, la partita diventa addirittura un pochino cattiva, due ammonizioni per i difensori della Recanatese. E al 26esimo è ancora Trudo dalla destra a mettere la palla sul secondo palo, palla rimorchio per Magnanelli che prova il tiro ma anche in questo caso palla deviata e pochi problemi per Maraglino. Si va negli spogliatoi e chi si aspettava un cambio di passo nella seconda frazione di gioco rimane deluso. Squadre accorte, Jesina che tiene le linee molto corte e prova a ripartire, la Recanatese tenta di fare gioco ma Palumbo isolato in avanti riceve pochi palloni e la manovra risulta comunque molto lenta. È sempre la Jesina a provare la via della rete all'ottavo minuto del secondo tempo con Cameruccio che prova lo spunto dal fondo, palla raso terra al centro, Maraglino blocca a terra. La Recanatese si vede due minuti dopo al decimo, uno schema da calcio d'angolo libera Palumbo appena distante dal dischetto del rigore,
prova il tiro, ma la palla finisce al lato dopo una deviazione. Inizia il tourbillon dei cambi, la Jesina in 5 minuti effettua 3 sostituzioni, Giorni deve uscire e viene sostituito da Calcina al centro della difesa. Mister Gianangeli prova a dare verve sulle fasce con l'ingresso di D'Alessio e Giovannini al posto di Anconetani e Margherita. Margherita molto atteso, l'ex attaccante della Fermana, applausi per lui e una condizione però ancora da cercare. Al 19esimo la Jesina prova la sortita offensiva su calcio d'angolo, palla vagante in aria, questa volta è Parasecoli a cercare lo shoot, ma la palla va fuori dallo specchio della porta. Al 22esimo è ancora Jesina e ancora contropiede con Trudo che viene lanciato in velocità, qualche imbarazzo per la difesa leopardiana, Maraglino di piede risolve la matassa. Al 34esimo la Recanatese tenta di cambiare il volto alla partita, entra l'ex Giuseppe Negro, esce Palumbo. Ancora cambi per la Jesina con Pierandrei che prende il posto di un generoso Kevin Trudo. Ma da qui alla fine non succede più nulla. Le squadre sembrano addirittura accontentarsi del punto, probabilmente anche dovuto al fatto di una condizione fisica che è andata scemando man mano per le due squadre. Un punto per uno quindi, con la Jesina che ritrova un altro pareggio dopo il punto conquistato da Avezzano, mentre la Recanatese conquista un pareggio dopo la scoppola presa contro la Vispesaro in casa. Due squadre che dimostrano ancora una volta tutta la poca pericolosità offensiva, in due partite per entrambe le squadre zero gol segnati, e una Jesina che adesso è attesa dalla difficile trasferta di Matelica, ma comunque due squadre, dicevamo, che nel complesso dovranno rivedere schemi d'attacco per provare a dire la loro in questo difficile campionato di Serie D. Ribadiamo il finale, 0-0 tra Jesina e Recanatese. Monticelli e Campobasso si sfidano allo stadio comunale di Castel di Lama per la seconda giornata del campionato di Serie D Girone F. Mister Stallone ha riprese con diverse assenze tra squalifiche e infortuni. Si punta sempre sul 3-4-3 con Pedalino riferimento offensivo supportato da Ciabuschi e Guida. La prima chance del match è per il Campobasso, punizione a giro col destro di D'Agostino. Sporca il pallone in corner, la barriera biancazzurra. Si fa vedere il Monticelli, sulla sinistra con Guerra, la sua conclusione però si impenna sopra la traversa. Ancora i Molisani sull'out di destra, parte questo cross basso di Ribeiro, allontana Sosi, poi il tentativo col mancino di Leone, respinge Rinaldi e Gurma si divora, un gol clamoroso in area piccola. Bontà recupera un buon pallone a centrocampo. Simbola in contropiede, allarga per Pedalino, destro di prima intenzione, para a terra Landi, estremo difensore, classe 97 del Campobasso. Ballorani scatenato sulla destra, serie di dribbling, il tocco in aria per Guida che controlla il pallone, poi cade a contatto con Elefante, l'arbitro Monaco non assegna il calcio di rigore, anzi ammonisce per simulazione il numero 10 biancazzurro, ma dal replay si nota il tocco col ginocchio di Elefante. Ai danni di Guida si continua a giocare. D'Agostino sempre il più vivo tra i rossoblù, la sua conclusione col destro a giro che sfila sul fondo. Si passa al secondo tempo sul punteggio di 0-0. Cambio in casa Monticelli, fuori Ciabuschi, dentro Ninte. Guerra sempre uno dei più attivi, in verticale per Pedalino che supera in dribbling Landi. Poi ci pensa l'Agnena a pulire l'area di rigore. Il Campobasso torna in avanti, sempre con D'Agostino, il suo piazzato vola Rinaldi e sporca il pallone in calcio d'angolo. Sul tiro della bandierina arriva il vantaggio degli ospiti con questo preciso colpo di testa di Danucci, esperto difensore, classe 83. E così passa in vantaggio il Campobasso, ma il Monticelli non ci sta. Punizione di Guerra, l'uscita con i pugni di Landi che sventa la minaccia. Ancora il Campobasso con questo rinvio del suo estremo difensore, sempre D'Agostino che arriva in area di rigore. Il tocco di Rinaldi e l'arbitro assegna il calcio di rigore ammonendo l'estremo difensore biancazzurro. Rivediamo anche in questa occasione il tocco col braccio
del portiere del Monticelli, cade a terra D'Agostino, va lui dal dischetto, interno destro e 2-0 Campobasso. A segno il fantasista rosso-blu, non molla la squadra di Stallone. Il corner di Guerra, l'incornata puntuale del neentrato Cichella, e accorcia le distanze la compagine bianca-azzurra. Finale di gara arroventato, Monticelli tutto in avanti a caccia del gol del pareggio, tiene botta la difesa molisana. Qui si accende una mischia dopo un contrasto tra Ingretolli e proprio Cichella, arriva anche Capitan Sosi, un contatto con lo stesso Ingretolli, l'arbitro vuole estrarre dei cartellini che saranno rossi proprio ai danni di Capitan Sosi, incredulo, e del numero 20 del Campobasso Ingretolli. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per il Monticelli, che rimane a 0 punti in vista della prossima trasferta sul campo dell'Avezzano. Al Palozzi di Sulmona, davanti a oltre 400 spettatori, va in scena il primo derby abruzzese del Girone F di Serie D. L'anticipo del sabato mette di fronte Nero Stellati e Francavilla, entrambe in cerca di riscatto dopo l'amaro esordio di domenica scorsa. Nei padroni di casa, De Rosa sulla corsia sinistra di difesa e Donatangelo in raccordo tra mediana e attacco, le novità sostanziali rispetto all'11 base sceso in campo a Castelfidardo, con Isotti confermato terminale d'attacco. Per gli ospiti invece tridente in avanti con Miccichè e Banegas ai lati, con Fofanà al centro, mentre nel reparto nevralgico sono Mele, Molenda e Palumbo a dettar legge. In avvio di gara Francavilla pericoloso, con una punizione tagliata di Miccichè che non trova la deviazione vincente. Al 13° primo cambio forzato per i nerostellati, fuori l'infortunato Puglielli sostituito da Verrocchi, che va ad affiancare Capitan Vitone in mediana col contestuale abbassamento di Giallonardo sul lato destro della linea difensiva Peligna. Il Francavilla fa la partita e al 26° Fofanà viene atterrato in area da De Rosa. Nessun dubbio per Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, che indica il dischetto sul quale si porta lo stesso Fofanà, calciando però al lato della porta difesa da Parente, rinviando soltanto l'appuntamento con il gol. Prima però sono i nerostellati a protestare al 28°, quando Conè va giù in area, rimediando solo un cartellino giallo dal direttore di gara, che lascia proseguire anche al 31°, quando è Isotti ad andare a terra nell'area francavillese. Appena 2 minuti dopo, la squadra di Iervese trova il gol con Miccichè, lesto a insaccare alle spalle di Parente, rompendo quello che era un equilibrio solo di punteggio e non certo di forze in campo alla luce del raddoppio di Fofanà, arrivato appena un minuto dopo e dal successivo tris firmato da Molenda. Nerostellati sotto di 3 gol all'intervallo, ma nel secondo tempo le cose non cambiano affatto e dopo soli 39 secondi dalla ripresa di gioco, Banegas porta a 4 il numero delle reti ospiti, prima del triplo cambio operato dai nerostellati con Ponticelli, Rossi e Palombizio, a rilevare rispettivamente Donatangelo, De Rosa e Isotti. Cambiando i fattori, il prodotto però non cambia e al 53° Molenda firma la propria doppietta di giornata, portando a 5 le marcature dei ragazzi di Iervese, che opera un doppio cambio inserendo Galli e Zerbo in luogo di Fofanà e Banegas. Il primo tiro in porta dei nerostellati arriva al 64° con Diruocco, decisamente troppo poco contro questo Francavilla. Ancora cambi nella parte centrale del secondo tempo, Amenta e Procida al posto di Romeo e Miccichè nel Villa, mentre nei nerostellati Di Cerchio rileva Conè. La goleada giallorossa non si ferma ancora, perché al 71° Galli firma il 6-0 e proprio allo scoccare del 90° Zerbo sigla l'ultimo gol di un 7-0 che si commenta da sé, lasciando le due squadre con stati d'animo opposti. Domenica prossima sarà ancora derby, tanto per i nerostellati quanto per il Francavilla. I Peligni saranno di scena all'Aquila, mentre i giallorossi riceveranno al Valle Anzuca il San Nicolò Teramo. Mister Iervese, avete riscattato alla grande il KO di domenica scorsa, tutto fin troppo facile oggi qui a Sulmona contro i nerostellati, differenza abissale è sembrata. No, assolutamente, la partita non era facile perché noi avevamo già incontrato i nerostellati e sapevamo che era una squadra organizzata, una squadra tosta che avrebbe detto sicuramente la sua durante la partita. Noi eravamo molto arrabbiati, devo dire, per la sconfitta immeritata di domenica, perché penso che domenica scorsa meritavamo quantomeno di pareggiare, se non addirittura di vincere. Sono contentissimo dell'approccio della squadra, perché i ragazzi hanno dimostrato una cattiveria
avevano voglia di riscattarsi, e questa è la cosa più importante, perché veramente ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso che durante la settimana si allenano veramente al massimo, quindi ci tenevo particolarmente oggi a riscattare un attimino la sconfitta, perché ripeto, eravamo una sconfitta che abbiamo fatto fatica a digerire, ma che oggi hanno dimostrato, hanno messo tutta la loro cattiveria che avevano sul campo. Ci dispiace per il nostro pubblico, sapevamo che era dura, c'è stato un divario grande, questo sì, però devo dire che per 35 minuti la squadra aveva disputato una bella gara, spingevamo, avevamo concesso loro pochissimo, ripartivamo bene, gli siamo andati a prendere alta, e quindi facendo giocare loro palla lunga su Fofana, purtroppo nel momento nostro migliore, su una punizione sulla difesa schierata, ci capita in questo momento qua, abbiamo preso un gol difficile da digerire, da là la squadra è andata un po', perde un po' le certezze, una squadra giovane, oggi avevamo una media di quasi 23 anni in campo, una squadra che è in fase di costruzione, è un mese e mezzo che stiamo insieme, certo ci dispiace tantissimo perché un risultato di queste proporzioni nessuno sarebbe aspettato alla vigilia, però ci ricompattiamo, non ci aspettavamo un inizio così, però in questo momento qua affrontare una squadra come il Francavilla penso che sia difficile per tutti. Seconda sconfitta consecutiva per il Pineto, che cade in casa di misura contro il San Marino. Una prestazione di gran cuore non basta agli uomini di mister Amalo, oggi in casacca rosa, per riportare a casa almeno un punto su un campo appesantito dalla pioggia. Pronti via e gli ospiti passano subito in vantaggio. All'11° Capitan Pestrin serve Bucaro, che scarica al centro un pallone d'oro per Nappello. Il numero 10, aiutato anche dal Pantano, non ha difficoltà a insaccare il gol del momentaneo 0-1. Il Pineto prova subito a ribaltare il match. Conclusione a giro di Mariani, fuori di poco. Lo stesso centrocampista serve Napolano, che spreca calciando alto sopra la traversa. Nella ripresa gli ospiti spingono sull'acceleratore. Su un tiro ribattuto Bucaro, a botta sicura, trova un attento Giachetta. Qualche minuto dopo Pepe, miracoloso, a respingere sulla linea il colpo di testa di Zuppardo. Sempre la squadra di mister Orecchia va vicinissima al 2-0 con il subentrato 5, che, involatosi a tu per tu con l'estremo difensore pinetese, non c'entra il bersaglio grosso. Al 78° piove sul bagnato per mister Amaolo, della Quercia, da poco entrato, per questo intervento sul capitan Pestrin colleziona un rosso diretto da Rainone di Nola. Nel finale, con la forza della disperazione, i teramani provano a pareggiare l'incontro. Prima Pomante spreca banalmente di testa, successivamente Di Rocco, dall'area piccola, si divora al 95° il gol del pareggio. Termina dunque 0-1 per il San Marino al Mariani Pavone. Un Pineto generoso ma confuso cede il passo a una delle favorite del campionato. Mister Orecchia, 3 punti pesanti conquistati su un campo difficile. Dentro il spogliatoio ho detto che qui verranno a vincere in pochi, perché ho visto una squadra, il Pineto, nonostante la sconfitta, forte, organizzata, con giocatori forti, e in più oggi hanno cambiato anche modulo perché li hanno visti schierati in maniera diversa, mentre oggi sono passati a un 3-4-3 e i miei giocatori sono stati bravi ad adattarsi subito alla situazione e a difendere bene e a creare tante occasioni da gol, perché anche oggi in diverse volte siamo arrivati alla conclusione, al tiro, non siamo riusciti a chiudere la partita, e poi nel finale poteva pareggiare il Pineto, perché quando poi la disperazione, la forza della disperazione ti fa buttare palloni là davanti, nelle mischie o nei rimpalli può succedere di tutto. Secondo me ha fatto una buona partita, non era facile su un campo bagnato, essere passati in svantaggio dopo 10 minuti, con un episodio anche sfortunato perché la palla si è fermata vicino alla nostra area di porta quando poteva scivolare via, quindi quell'episodio non ci ha favorito. Poi sicuramente abbiamo provato a raddrizzare la partita e ripeto, non abbiamo creato tantissimo, ma la prima frazione siamo stati pericolosi soprattutto sulla fascia sinistra, con più di un'occasione anche con Napolano che ha avuto un'occasione importante davanti alla porta, con Pezzotti abbiamo messo diversi palloni. Siamo mancati gli ultimi 16 metri e
quindi nella seconda frazione un po' ci abbiamo provato fino alla fine, siamo rimasti in 10 e la squadra ha lottato fino alla fine, ha creato due palle gol importantissime con Pomante e con Di Rocco nei minuti finali in 10 contro 11, quindi la squadra ha dato tutto quello che aveva e sicuramente mi ha fatto una prestazione di carattere, di sacrificio, è chiaro che possiamo fare ancora meglio. Ma... Esordio casalingo amaro per la Virtus San Nicolò sul campo al limite del praticabile causa la copiosa pioggia caduta del Morro d'Oro. Teramani finiscono sconfitti per 1-0 da un Matelica non irresistibile ma che ha saputo concretizzare al meglio le occasioni presentatisi, chiudendo la pratica nel primo tempo e proiettandosi al primo posto in classifica. Una partita non cattiva ma che alla fine, con un arbitraggio discutibile di Matteo Centi di Viterbo, registra 6 ammoniti e 2 espulsi per il San Nicolò e 3 gialli per i marchigiani. La cronaca, parte bene il San Nicolò, al 7° un tiro di Benedetto è troppo centrale, controlla l'estremo difensore ospite. Al 12° si vede il Matelica con una punizione di Gabbanelli respinta da Di Berardino, nel proseguo dell'azione ci prova Angelilli con un rasoterra su cui fa buona presa il portiere. Un minuto dopo ci provano i biancazzurri con Marra ma la conclusione è debole. Ancora San Nicolò al 24° con Sassarini ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Il Matelica comincia a prendere possesso del gioco. Al 27° azione rocambolesca nell'area piccola del San Nicolò con Gabbianelli che colpisce il palo. Poi ci prova Magrassi ma il direttore di gara ferma il gioco per offside. 32° contropiede Matelica, conclusione del solito Magrassi che a portiere battuto sfiora il secondo palo. Comincia il valzer delle ammonizioni del fischietto laziale. Al 41° il Matelica perviene al gol con Malagò, azione rocambolesca in area con il numero 8 lesto a raccogliere un cross di Gabbianelli dopo la respinta del portiere e insacca. Finisce qui il primo tempo con il Matelica in vantaggio. Nella ripresa mister Campanile decide di cambiare qualcosa in formazione, entrano Massetti per Marra e Caca per Chiacchiarelli. Il San Nicolò sembra partire con un piglio più aggressivo, al 12° è pericoloso con un bel colpo di testa in avvitamento di Di Benedetto dal cross di Mozzoni ma controlla De Malia. Al 14° vengono espulsi e allontanati per proteste l'allenatore e il team manager del San Nicolò. I biancazzurri non demordono ma è il Matelica a rendersi pericoloso al 22° con un tocco di Gerevini che termina sul fondo. 28° ancora San Nicolò ma il cross di Mozzoni è troppo telefonato e finisce preda del portiere. 34° occasione Matelica da una punizione, il nuovo entrato Joé va in spaccata il pallone sul primo palo. Un minuto dopo ci prova Capitan Petronio a suonare la carica ma il suo tiro si spegne sul fondo. Il San Nicolò a questo punto rimane in 9 perché nel giro di 1 minuto e mezzo assistiamo alle doppie ammonizioni di Caca e Petronio. Gli uomini di mister Campanili hanno però un'occasionissima al 46° con un tiro di Massetti che finisce in out. Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo in casa San Nicolò perché in pieno recupero viene espulso anche il vice allenatore Falasca. I biancazzurri in realtà il gol lo avevano trovato al 48° ma l'azione risulta nulla in quanto l'arbitro aveva in precedenza fischiato. Finisce qui la gara, viziata dalle condizioni del campo di gioco, con un San Nicolò che dovrà rivedere qualcosa nella formazione e che andrà a Francavilla senza Capitan Petronio e Caca. Il Matelica ha fatto il suo, massimo risultato col minimo sforzo. Bel colpo d'occhio l'Aragona per il derby tra Vastese e Avezzano, finisce 1-0 con Nicola Fiore match winner. Giornata grigia e ventosa, tanti sostenitori biancorossi nella curva d'Avalos mentre i supporters dell'Avezzano arriveranno dopo 10 minuti. Direzione arbitrale affidata ad Arena di Torre del Greco. Colavitto punta molto sulle qualità offensive di Fiore e Bittaie, rapidi nelle ripartenze. Giampaolo si affida al portiere esperto Fanti con Dos Santos in panchina. Alla prima fiammata passa la Vastese. Difesa marsicana non esente da colpe, Leonetti calcia, botta sicura. Fanti si oppone, ma dal limite è pronto Nicola Fiore che di sinistro firma il vantaggio. Possono festeggiare i tantissimi sostenitori biancorossi. Al quarto d'ora altra disattenzione biancoverde e Fanti è costretto a metterci una pezza.
Al minuto 21 l'episodio che potrebbe cambiare l'inerzia del match. Bagaglini da ultimo uomo stende Guerra, rosso diretto. Cerone calcia out di un soffio la punizione. Colavitto allora abbassa Stivaletta sulla linea dei difensori. Tatticamente i biancorossi sono perfetti e l'Avezzano è costretto ad uno sterile possesso palla. Minuto 37 l'ex Bittaie fa tutto bene ma calcia alto da buona posizione. Quando stanno per scorrere i titoli di coda del primo tempo, ecco ristabilita la parità numerica. Leonetti scappa via e Verruschi che lo trattiene. Rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, proteste locali per un tocco di mano. Arena fa continuare. Ripresa, si inizia con altre proteste, sempre biancorosse. Secondo minuto, Fiore scappa via e viene trattenuto in piena area, nulla di fatto. Quattordicesimo, gran sinistro di Stivaletta, Fanti dice no in bello stile. Giampaolo allora inserisce il portiere under Lombardi e Dos Santos, ma arriva un vero e proprio nubifragio. Il terreno di gioco diventa molto scivoloso. Tanto agonismo in mezzo al campo, ma zero occasioni da rete fino al 43esimo, quando Cerone spara a botta sicura, ma Dos Santos è sulla traiettoria e salva la Vastese. Avezzano sfortunato, sospiro di sollievo per i biancorossi che portano a casa i primi tre punti stagionali con tanto sacrificio e un Colavitto in versione super in panchina. L'Avezzano ha individualità e qualità, ma anche troppe amnesie difensive. Il triplice fischio arriva sotto un vero e proprio nubifragio, ma per la Vastese all'orizzonte un arcobaleno colorato e tanta soddisfazione. La partita, Giampaolo, l'Avezzano ha qualità individuali di squadra, questo è fuori discussione, però bisogna limitare le amnesie difensive. Due importanti nell'arco del match, da uno è nato il gol. Sì, effettivamente la partita l'abbiamo persa lì, perché la squadra, come dicevo prima, ha approcciato bene la gara. Abbiamo preso gol per un errore individuale, capita, non bisogna crocifiggere il ragazzo perché nel calcio succede. Siamo riusciti a riprenderla, 11 contro 10 abbiamo giocato, poi c'è stato purtroppo un altro errore e la partita si è incanalata in quel modo lì. Dispiace perché, ripeto, senza quei due errori la squadra poteva ottenere, per quello che ha dimostrato in campo, un risultato diverso. Con l'inserimento della doppia punta pesante, Dos Santos, volevate più qualità lì davanti, poi però è arrivato un violento nubifragio, non era facile giocare al calcio, però Cerone aveva calciato a botta sicura, che sfortuna nel finale. Sì, dai, poi nel finale abbiamo avuto due occasioni che sicuramente potevamo sfruttare meglio. Ho messo Dos Santos con Bramighi lì davanti, addirittura ha giocato con un centrocampo con Pellecchia e Guerra e Cerone lì, perché cercando appunto di riprenderla. Le nostre occasioni le abbiamo avute, purtroppo non le abbiamo concretizzate. Però ripeto, la squadra, nonostante la sconfitta, almeno dal mio punto di vista, ha fatto una grande partita, per cui io posso solo fargli complimenti. È normale che c'è sconforto perché, ripeto, poteva andare diversamente, però siamo solo alla seconda di campionato, c'è tempo, la squadra deve ancora migliorare a livello fisico, per cui bisogna stare tranquilli. Colavitto, vittoria figlia di un'ottima lettura tattica, a mio giudizio, soprattutto in fase di non possesso, perché quando l'Avezzano cercava di giocare la palla con le grandi qualità, vi siete compattati molto bene, avete saputo sfruttare i loro problemi nel reparto arretrato, è d'accordo? Hai detto bene, in settimana si è lavorato anche su questo, perché avevo visto la squadra a San Marino un po' sfilacciata, però stiamo solo alla seconda partita di campionato, quindi il campionato è lungo, non ci dobbiamo esaltare, le vittorie fanno piacere, però il sottoscritto sa che bisogna essere umili, piedi per terra e lavorare sodo in settimana, perché ogni domenica è una battaglia. Poi quest'anno non so, ho l'impressione che sia un campionato ancora più difficile dell'anno scorso, il livello mi sembra che si sia alzato un po'. Le chiedo, quando è stato espulso Bagaglini nel primo tempo, ha abbassato subito Stivaletta nella linea 4 per poi reinserirlo dopo la mezz'ora a centrocampo. Lì l'Avezzano ha sofferto molto. È vero, ma perché Cristian c'ha struttura fisica e quindi poteva tamponare. Nel frattempo Viscardi si è riscaldato bene e ho fatto entrare il difensore centrale di ruolo. L'ultima, quando Giampaolo ha inserito Dos Santos nel secondo tempo, un po' il campo pesante non ha permesso all'Avezzano di sfruttare le sue qualità. Un po' siete stati anche bravi a tenere la doppia punta. Ma hai detto bene, comunque in settimana ho preparato la partita come se Dos Santos giocasse dal primo minuto. Siamo stati bravi a leggere con la linea difensiva tante scappate, tanti indietreggiamenti, e quindi non abbiamo concesso quella profondità che Dos Santos, quando c'ha gli spazi, è devastante.
e quindi abbiamo visto ben 8 servizi su 9. Manca Fabriano Agnonese, abbiamo spiegato in apertura che del Fabriano non avremo mai alcun servizio salvo miracoli o ripensamenti nel corso dei mesi a venire, perché Fabriano è un po' fuori mano per quanto riguarda le emittenti collegate con il pool. Allora, la seconda giornata passa agli archivi, la prossima, la terza, si giocherà domenica 17. Queste le partite: Avezzano Monticelli, Castelfidardo Agnonese, Campobasso Fabriano, Francavilla San Nicolò a Tordino, L'Aquila Pratola, Matelica Jesina, Pineto Vastese, Recanatese San Giustese e San Marino Vispesaro. Bene, grazie per l'attenzione, vi preghiamo amici di Antenna 2 di passare voce anche a chi conoscete, a chi ama il calcio. Questa trasmissione Tutto Calcio andrà avanti fino alla fine del campionato grazie all'apporto delle emittenti del pool del quale facciamo parte anche noi di Antenna 2. Quindi la prima visione ce l'avrete il lunedì alle 21.15 circa, comunque dopo il telegiornale, la replica il martedì alle 14.15, comunque dopo il nostro notizio. Grazie ancora, arrivederci, a domenica prossima.